Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuovo video a tema Harry Potter, ma prima di cominciare vi ricordo che su Pampling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter, avrete il 20% di sconto su tutti i vostri acquisti presenti e futuri e lo sconto è sempre cumulabile con le promozioni in corso di Pampling e trovate magliette a tema nerd come quella che indosso, sia di Harry Potter che di tantissimi altri fandom e serie TV e film e chi più ne ha più ne metta, ma anche calzini, poster, cover di tutto e di più. E ragazzi, sempre in info box trovate anche il link alla mia vetrina Amazon. Vetrina Amazon con tantissimi prodotti selezionati a tema Harry Potter e anche di altri fandom, tanti prodotti che ho già portato sul canale, ma altri che ancora devo portare e recensire qui. E ragazzi, naturalmente per qualsiasi acquisto che voi effettuerete tramite uno dei miei link Amazon, quindi anche quello della vetrina, mi verrà riconosciuta una piccolissima commissione che in quel caso andrà ad aiutare la crescita del canale. Quindi vi ringrazio in anticipo per qualsiasi cosa acquisterete attraverso i miei link. Detto questo, adesso passiamo alle cose importanti. Ragazzi, finalmente riesco a mostrarvi il primo dei due libri pop-up che ho già da un po' di tempo, ma che non sapevo assolutamente come potervi mostrare al meglio. Spero di aver trovato il modo. E ragazzi, sono dei libri abbastanza complicati da sfogliare perché sono dei pop-up molto molto complessi e ingombranti, soprattutto. Il primo, che è quello che vi mostrerò oggi, è questo qui, che è dedicato ad Hogwarts. E questo libro è stato realizzato da Matthew Reinhardt, che per chi non lo conoscesse è semplicemente il più grande artista della carta vivente. E invece le grafiche sono state realizzate da Kevin Wilson, quindi tutte le illustrazioni sono di Kevin Wilson, mentre gli intagli pop-up sono stati tutti studiati e realizzati da Reinhardt. Quella che vi mostrerò oggi è la versione americana di questo volume, che è appunto Harry Potter a Pop-Up Guide to Hogwarts, e esiste naturalmente anche la versione italiana. Perché ho acquistato questa? Perché, ragazzi, costa la metà. Così come accadde per il primo libro pop-up che portai sul canale, anche di quello presi la versione inglese in quel caso, la versione americana costa circa 35-40 dollari, nonostante il prezzo di copertina sia comunque di 75 dollari, ma si trova facilmente su Amazon, anche su Amazon Italia, al prezzo di 35-40 euro, mentre la versione italiana purtroppo costa tantissimo, costa intorno ai 70 euro. Naturalmente ognuno è libero di acquistare quella che preferisce, io ho deciso di prendere quelle americane perché col costo di un solo volume italiano sono riuscito a prenderne due di quelli americani, quindi sia questo che quello dedicato a Diagon Alley. Ragazzi, è un libro, come vi dicevo, molto bello, ma anche molto ingombrante. E infatti alla fine del video vi mostrerò un'immagine di come appare il libro completamente dispiegato, ma di questo ne parleremo appunto più avanti e adesso invece vi lascio alle immagini che ho realizzato con l'apertura di tutte le pagine pop-up. Quindi buona visione, a dopo.
Bene, rieccoci qui, ragazzi. Spero che le immagini vi siano piaciute e che vi abbiano dato un minimo la visione d'insieme di quello che contiene questo volume. Alcuni pop-up, secondo me, sono veramente vicini alla magia, come quelli del castello di Hogwarts, che sono davvero intricatissimi e che comunque ogni volta quando saltano fuori dalle pagine, secondo me è davvero quasi una magia. Sono bellissimi e sono altrettanto belli anche tutti i piccoli inserti laterali delle pagine, perché hanno davvero degli elementi fatti molto molto bene, realizzati davvero benissimo, e quasi tutti sono interattivi. Ma lo è ancora di più la versione dedicata a Diagonale che vi mostrerò nel prossimo video. Lì davvero ci sono una montagna di easter egg, di linguette da tirare, è davvero molto molto bello. E questo volume ha un trick in più. In poche parole, girando il libro sul retro, qui abbiamo questa parte magnetica che si può andare ad aprire. Una volta aperta questa parte, il libro va appoggiato su un piano e si può completamente dispiegare e aprirlo in tutte le pagine, cioè si possono andare ad aprire tutte le pagine su un piano e si va a realizzare una veduta d'insieme sia di Hogwarts, quindi delle due parti di Hogwarts unite, ma che comprendono anche lo stadio del Quidditch, comprendono anche Hogsmeade, comprendono tutto quello che abbiamo visto all'interno di questo volume, quindi una sorta di mappa di Hogwarts e dei suoi dintorni. Occupa davvero tanto spazio. Io non sono riuscito a trovare un modo per aprirla completamente e mostrarvela bene in video, quindi sicuramente in questo momento vi starò mostrando un'immagine presa da internet dove appunto si va a notare come si può aprire interamente questo libro e qual è l'effetto finale che si può andare a rendere. È davvero molto molto bello, è un po' complicato andare poi a richiudere tutto, non lo nego, perché ci sono tantissime linguette da andare poi a reinserire per bloccare nuovamente le pagine, ripiegare tutti i vari fogli non è così intuitivo come può sembrare, ma comunque è una gran bella soddisfazione vederlo sia tutto dispiegato che andarlo a sfogliare pagina per pagina. Quindi io ve lo consiglio assolutamente. In info box vi lascio sia il link per la versione italiana che per quella inglese e poi naturalmente farete voi le vostre valutazioni, ognuno acquisterà quello che più fa per le sue tasche o per i suoi gusti. Quindi ragazzi, questo finalmente è il primo volume di Reinhardt che sono riuscito a mostrarvi qui sul canale e la prossima settimana invece vi mostrerò quello relativo a Diagon Alley e non sto più nella pelle perché quello a mio parere è ancora più bello rispetto a questo qui di Hogwarts. Io ero partito dal presupposto che questo mi sarebbe piaciuto di più, ma una volta tenuto fra le mani, quello di Diagon Alley secondo me ha qualcosa decisamente in più. E vi dico già che la mia parte preferita è quella dedicata alla Gringotts e poi scoprirete il perché. Bene ragazzi, io a questo punto vi ringrazio per aver visto questo video e naturalmente vi ricordo di andare a guardare tutti i link contenuti in info box, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, seguitemi su Instagram antonio.seria e non mi resta che darvi appuntamento alla prossima settimana. Ciao!